Per il secondo anno consecutivo, la splendida cornice della Darsena Borghese di Fano ospiterà fino all'8 di ottobre una mostra di modellismo statico di navi e aerei. Inaugurata domenica mattina alle 10 alla presenza dell'assessore Barbara Brunori e dei soci ANMI, lo spazio accoglie oltre un centinaio di modelli fra aerei e navi, realizzati con vera passione e provenienti da ogni parte della regione, grazie alla collaborazione dell'Associazione Modellisti Chiara Vallesi e del Museo Storico Aeronautico Loreto. Un'iniziativa di lustro, anche perché evidenzia una passione importante che è quella del modellismo, quindi copre tutta anche un'utenza di persone che si dedicano, non solo un'iniziativa gemellata, perché tutta la parte, diciamo, degli aerei c'è stata portata da un'altra città. È una cosa molto bella che mette in evidenza un talento fanese, perché molti dei nostri artisti hanno messo appunto a disposizione questo materiale. È un'iniziativa a cui invitiamo tutta la città a visitare, perché è davvero preziosa, molto bella, curata nei dettagli, e c'è una parte anche della nostra storia marinara. Promotrice dell'iniziativa, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia della sezione di Fano, sempre attiva sul territorio locale nell'organizzazione di eventi culturali. Quest'anno, in occasione dei 100 anni dell'aeronautica militare, abbiamo dato maggior spazio al comparto aereo, oltre alle navi che noi esponiamo per dovere professionale. Di aerei ce ne sono circa un centinaio e sono tutti aerei che hanno partecipato alla Seconda Guerra Mondiale e poi tutti gli aerei che hanno fatto parte dell'aeronautica militare dal 1940 al 1980. Le navi sono una trentina, però di un livello medio-alto, modelli pluripremiati in concorsi sia nazionali che internazionali. Presente fra una decina di modellisti fanesi anche Sergio Locatelli, vincitore di parecchi premi in tutta Italia. Sergio, da dove si parte per costruire un modello? Modelli autocostruiti si parte da dei disegni, si trovano anche in commercio, ci sono delle ditte specializzate. Se uno poi vuole iniziare, ci sono le scatole di montaggio fatte molto bene oggigiorno, anzi, e lì si tratta poi di assemblare i pezzi e poi chiaramente l'abilità è nella verniciatura. Nella sua opera qual è la maggior difficoltà che ha trovato? Invece di farla a fasciame, fasciame vuol dire che fai uno scheletro e poi su questo scheletro lo rivesti con i listelli eccetera eccetera e prende la forma la nave. E l'ho fatta a pane e burro, vuol dire sono tante tavolette sovrapposte e poi vanno tutte scavate eccetera, quanto mai. Quanti premi ha ricevuto? Fra tutto diciamo una cinquantina, fra medaglie, attestati, eccetera, eccetera. Complimenti. Grazie.